Se è solo questione di attendere l'ufficializzazione per salutare il ritorno del Giro d'Italia maschile nel VCO con la seconda tappa che in linea di massima il giorno successivo alla cronometro di Torino dovrebbe partire da Santena, luogo di sepoltura di Camillo Benso, conte di Cavour, ed arrivare a Verbania per poi ripartire da Gravellona Toce il giorno dopo, è definito il ritorno di quello che era il Giro Rosa e che dal 2021 si chiamerà Giro d'Italia Donne nella nostra provincia, nello specifico in Ossola, più precisamente in Val Formazza. Dopo le prime tre tappe in Piemonte, che sarà anche in questo caso sede della grande partenza della corsa che l'Unione Ciclistica Internazionale ha ingiustamente estromesso dal calendario World Tour, pur mantenendole lo status di internazionale, ne è già stata definita una quarta. Si inizia con una cronosquadre da Fossano a Cuneo, seguita dalla Vado Ligure Prato Nevoso, classico arrivo in salita del Cuneese, dalla Casale Monferrato Ovada, che sarà vigilia della frazione Nostrana. E che frazione? Una cronoscalata con la partenza da Formazza e l'arrivo a Riale, che comprende il tratto di salita, già passata alla storia del ciclismo, con l'ultimo scatto della carriera e della vita di Marco Pantani nel 2003, più selettivo, con il passaggio suggestivo di fronte alla cascata del Toce e la conclusione nella zona del centro del fondo, dove si conclude anche la Bettelmatt Ultra Trail. La corsa proseguirà poi a Carugate, Colico, in Valtellina, con una tappa da definire che si attende di alta montagna, e terminerà, dopo due tappe venete a Schio e Fregona, con la Cividale Monte Matajur in Friuli, al termine di una scalata durissima. Insomma, la corsa di Patron Giuseppe Rivolta torna in quel territorio che già più volte l'ha accolta, con arrivi a Verbania, sede di una grande partenza e di un gran finale, San Domenico di Varzo, che ha regalato scalate memorabili, ma anche con Domodossola e nel Novarese, Prato Lungo, sopra Pettenasco e la stessa Novara. Una crono che potrebbe davvero essere decisiva, oltre che sicuramente spettacolare.